Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Minecraft su PlayStation 4. Mi avete detto che appunto c'era questa versione di Minecraft su PS4. Mi avete detto Giampi provala, io sono andato a scaricare la demo. Non lo so, sono qui adesso a provarla. Andiamo a vedere un attimino, guida opzioni. Cioè io sono abituato al Minecraft classico su computer, no? Che tu sei lì, bello, ti fai il tuo mondo, sti gran cazzo. Comunque, dovrebbe essere uguale alla versione per Xbox. Che poi tipo sto cazzo di gioco era un'esclusiva Microsoft. Adesso, cazzo, ne sono arrivato pure su PS4. Vabbè, sì, io vado a vedere le impostazioni. Siamo sul console, che si può modificare il FOV. Oppure che cazzo ne so le altre cose. Vabbè, andiamo a cliccare gioca. Inizializzazione server, creazione area di generazione. Sta pure 6 anni. Cioè guardate la fottuta next gen, che ci sta 2 anni a creare un what the fuck. In Minecraft si posizionano blocchi per costruire tutto ciò che vuoi di notte. Tutto ciò che vuoi. Di notte i mostri vagano in libertà, quindi costruisci un riparo per tempo. Premi X per continuare. Usa. Ma che cazzo è? Scusa, mi sta facendo. Mi sta facendo vedere come. Come giocare. Per scartare, sposti in avanti LS due volte rapidamente finché. Così. Come si corre? Ah, così. Ma guardate che appare in alto il coso per correre. Ma what the fuck? Questa è proprio una cosa lezza, madonna. Cioè, praticamente ti sta facendo il tutorial su come giocare. Io non ci credo. Cioè, perché è così diverso dalla versione computer? Cioè, sul computer sta cosa non c'è. Cioè, sul computer sta cosa non esiste. Cioè, per questo, per farvi capire quanto il pubblico da console sia un pubblico inferiore al pubblico che gioca su computer, capite? Cioè, questa è una cosa importante, questa è una cosa da sottolineare. Guardate per aprire l'inventario, vediamo. Questo è il tuo inventario, mostra tutti gli oggetti che puoi tenere in mano e quelli che trasporti, nonché la tua eventuale armatura. Premi X per continuare, premi cerchi, sì. Oh, almeno qui hanno aggiunto il cursore che puoi un po' un attimino fare muovere un po' gli oggetti come ti pare. Questa è una cosa buona e mi piace. Ok, comunque come grafica ci siamo, dai, non è male, se è 1080p fit. Poi i frame sembrano bloccati su 60, quindi ci siamo. L'ho capito. Oddio, l'interfaccia crafting, questa volevo vedere. Allora, questa è l'interfaccia crafting, lavoro, ovviamente, che ti consente di combinare gli oggetti raccolti per crearne di nuovi. Premi X per continuare, premi cerchio, testeggia come funziona il crafting. Lo so come funziona. Cioè, praticamente io non vado a mettere gli oggetti sulla tavola da lavoro come sul computer, devi bestemmiare per trovare il crafting corretto. No, qui tu hai tutta la pappa pronta, praticamente. Cioè, per esempio, vogliamo fare la workbench? Tac, fatta, premiamo X ed è fatta, perché abbiamo già i materiali. Cioè, tipo, per esempio, voglio fare, che cazzo ne so, gli sticchietti. Non è vero, allora, devo fare il legno grezzo. Ok, andiamo a fare il legno grezzo. Così l'ho fatto, perché avevo il... voglio fare il legno pregiato. L'ho fatto perché già avevo il legno grezzo. Voglio fare gli sticchietti. Avendo adesso il legno pregiato, lui automaticamente va a mettere le cose nel crafting e mi va a fare le cose. Voglio andare a fare, per esempio, che cazzo ne so, una spada in pietra. Potrei farla in teoria. Attrezzature e armi. No, non la posso fare. Perché non posso. Ma se tipo me ne voglio andare da sto punto di merda, come la mettiamo? Cioè, madonna. Poi punto e mi dice pure il materiale che roba è. No, guarda, non mi fa andare. Cioè, non mi fa camminare. Non puoi abbandonare l'area finché non ho completato il tutorial. What the fuck? La notte arriva in fretta ed è pericoloso restare all'aperto. Impreparati. Vorrei creare armi, armature, ma conviene avere un riparo sicuro. Premix per... Nella scivenza c'è un rifugio di minatori abbandonato che puoi completare entro sera. Devi raccogliere le risorse per completare il rifugio. Per muovere il tetto si può usare qualsiasi materiale, ma ti converrà creare una porta, delle finestre e un po' di luce. Hai completato la prima parte del tutorial. Ah, adesso posso fare le spade, ecco qui. E per esempio, allora, mi sta chiedendo di fare una pala. Lui va automaticamente a mettere le cose nella tavola da crafting, premo X e praticamente mi fa la pala. Asce, un'ascia di legno. E un piccone non lo posso fare perché ho gli sticchietti. Quindi prima devo andare a fare gli sticchietti e poi vado a fare il piccone. Ok, mi chiedo alla gente come faccia a giocarlo su console. Cioè, non è brutto, però è fin troppo semplice, capito? Cioè, è questo che mi fa incazzare. Hai abbastanza ciottoli per costruire una fornace. Usa il tavolo da lavoro, poi lo chiamano ciottoli. La fornace come si crea? Qui. Boom, fatto. Questa è l'interfaccia fornace dove puoi modificare gli oggetti attraverso il fuoco. Per esempio, puoi trasformare il minerale di ferro in lingotti di ferro. Usa il legno come ingrediente per produrre l'antracite. Inserisci il combustibile nella fornace del legno e lo sfrutti in ingrediente. Ma dove minchia lo trovo il combustibile? Facessi così. Un attimino alla random. Tipo metto così e faccio così. Eh? Eh? Visto? Il minecraftiano. Stiamo imparando a giocare a Minecraft, va bene? Il tutorial su come giocare a Minecraft. Questo si chiama antracite. Antracite? Era carbone. Tipo la sabbia adesso vuole, no? Dov'è la sabbia? Guardate dov'è la sabbia. Ah, ma lol, ma che è sto posto figo qui? C'è anche un porco di merda.
Va bene. Prendiamo un po' di sabbia perché sennò poi piange qua il gioco. Intanto completiamo il rifugio. Tipo è minuscolo. Però ok. È un rifugio per nani. Tanto mi si addice a me perché sono un nano schifoso. Tipo il tetto lo facciamo in cobblestone. Facciamo una finestra qui. Una qui. E una qui. Ok. Adesso vuole creare una porta. Vuole creare una porta. La porta, eccola qui. Dovrei avere tutti i materiali. Abbiamo creato la porta. Così, semplicissima. Arriviamo qui. La mettiamo dall'esterno. Perché la porta è tutta dall'esterno. A posto. E poi, tipo, si possono mettere le custom map su quelle console. Tipo, le metti sull'USB. Che cazzo ne so. Cioè, se fanno questa cosa, è tanta roba. Utilizzare il controller per giocare a Minecraft è come, che cazzo ne so, utilizzare una 500 per andare a Maranello. Non ha senso. Di notte è buio, l'ho capito, quindi servono le torce. Ok, crafting. Ok, abbiamo completato il tetto. Adesso andiamo a fare sta cazzo di torcia, perché sennò piange. Andiamo in una alla torcia. Ok, abbiamo quattro torce. Ora quadrato, no, triangolo che mi apre l'inventario. Questo lo mettiamo qui. Questo qui. Oh, piazziamoci due torce. Ah! Hai completato il tutorial! Cristo signore, finalmente! Vaffanculo, finalmente! Tanto la mettiamo pure qua, la mia casa è pronta! Ce la possiamo andare a fare in culo! Tanto non mi ha fatto fare una spada, la cosa più importante di Minecraft. Non me l'ha fatta fare. Che è sta roba? Questo è tipo l'esperienza. Ah! Questa è l'esperienza. Noi siamo più cattivi e più cazzuti. Qua minchia si apre l'inventario. Adesso me ne vado a fare in culo in giro per il mondo. Si salva. Comunque, ragazzi, questo era Minecraft per PS4. Abbiamo capito che praticamente in Minecraft per PS4 non si fa niente se non prendere oggetti e piazzare blocchi. Cioè, tu non ti devi scervellare per capire come funziona il crafting. Non devi bestemmiare per capire come mettere le cose nella fornace. Non devi fare assolutissimamente niente se non uccidere qualcuno. Ma prima di chiudere, ho visto una cosa interessante che adesso andremo a vedere. Quella cosa là sotto, vedere cosa ci trovo. Perché solitamente sul PC non ci trovo mai un cazzo. Mentre vediamo adesso. Tipo su PS4 adesso è una cosa totalmente inutile. Ci trovo qualcosa di extra utile. Ma vediamo. Ah! 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 Aspetta. Madonna! 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 Ah! Boom! In fiamma sto arco! Che figata è! Perché non muori adesso? Mamma mia il forte, mamma mia il solo forte. Pure forte su Minecraft per PS4, sono il migliore Minecraftiano del mondo. Così. Ah! Adesso andiamo a prendere queste ceste. Vediamo cosa troviamo. E poi ce le andiamo a fare in culo. 5 pezzi d'oro, un libro incantato. Vabbè, no, tanto non le prendo perché ho qui un diamante. Assurdo che si trovino i diamanti, oh. Ok. Pure un sacco di pezzi di ferro. Ma perché quando trovo queste cose su console, su PC? Non trovo. Ma poi si può fare qui l'uscita alla vecchia. Sì, si può fare. È bestemmiosa, ma si può fare. Comunque, ragazzi, per questo video di Minecraft era tutto. Ho provato solo ed esclusivamente per voi questa Minecraft per PS4 versione demo. Perché non lo comprerò mai a meno che qualcuno non me lo regala. Perché non ne vale assolutamente la pena. Minecraft va giocato solo ed esclusivamente su PC. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like. Anche se questo è una specie di tutorial su come giocare a Minecraft. Ho voluto comunque provarlo. E ciao ciao!